Lo stadio Flaminio è un gioiello, rappresenta un momento dell'ingegneria italiana che è stato un momento eccezionale, ha avuto proprio un boom negli anni 60 e rappresenta anche, diciamo, il momento in cui l'ingegneria italiana ha contribuito al successo del Made in Italy. Lo stadio nasce durante le Olimpiadi di Roma del 1960, quando la città si dota di tutta una serie di attrezzature sportive, e alcune delle quali realizzate da Pierluigi Nervi. Pierluigi Nervi è stato il più grande ingegnere del Novecento, uno dei più famosi ingegneri del mondo. Ha realizzato diverse opere per le Olimpiadi, compreso il piccolo Palazzo dello Sport che si trova proprio vicino allo stadio, e ha potuto realizzarle in tempi brevissimi e con costi eccezionalmente bassi, perché ha messo a frutto un sistema di costruzione nuovo, un'invenzione vera e propria. E Nervi ha inventato un materiale, il ferrocemento, e ha inventato un modo di costruire, scomponendo la struttura in piccole parti che venivano realizzate a terra artigianalmente in un modo perfetto, quindi con una manifattura eccezionale, e poi rimontate in opera come se fossero un grande puzzle. Lo stadio Flaminio viene realizzato sulle ceneri di un altro stadio, lo stadio Torino, che preesisteva, realizzato nel 1911 da Marcello Piacentini. Il lavoro viene affidato attraverso un appalto concorso e i vincoli posti dalla sovrintendenza erano rigidissimi. Questo perché l'area è davvero molto molto preziosa da un punto di vista archeologico e già sappiamo che tutto intorno c'è una vera miniera d'oro per gli archeologi. Lo stadio è una conchiglia dal profilo sinuoso che straordinariamente consente agli spettatori di guardare anche la città. Questa è una cosa unica, probabilmente non esiste altro stadio al mondo così panoramico sulla città. Viene costruito in 500 giorni, compresa la demolizione del vecchio impianto sportivo, e costa 800 milioni di lire, che adesso più o meno, diciamo, rapportati al costo della vita attuale, sono circa 11 milioni di euro. Attualmente lo stadio è ancora in condizioni perfette, intendo la struttura evidentemente, tutta la parte in cemento armato progettata da Nervi non ha alcun tipo di problema, è ancora in perfetto stato, le superfici sono bellissime e è chiaro, va manutenuta tutta quanta la parte degli interni e delle sistemazioni, ma da un punto di vista strutturale non ha veramente alcun tipo di problema. Per intervenire servono svariate risorse economiche, che il Comune di Roma, certamente in questa fase, considerata anche la situazione e la dimensione economica nella quale ci stiamo muovendo, non siamo in grado di sostenere. Bisogna trovare qualcuno che aiuti, no? E trovi delle utilità, che in qualche modo si assuma anche gli oneri di questa manutenzione straordinaria in questa fase e poi ordinaria nel tempo. Oggi ci troviamo ad affrontare una situazione per la quale non sono ultimati mai i passaggi dal punto di vista sotto squisitamente il profilo burocratico amministrativo tra la CONI Servizi, il CONI e il Comune, che ancora non ne ha preso il possesso, ma nello stesso tempo stiamo immaginando di come far rinascere lo stadio Flaminio. Il bene, tra virgolette, per il suo valore architettonico, per quello che rappresenta, è un'opera di Pierluigi Nervi, deve essere mantenuto così com'è. Quindi io sono contrario a qualsiasi forma di intervento che incida sulla struttura nella sua bellezza architettonica. Sono assolutamente consapevole che con un po' di buonsenso e ragionevolezza possa essere gestito in maniera tale che abbia una risposta non soltanto mantenendo la propria vocazione sportiva, perché quello è nato per quello e deve essere preservato per quella funzione per cui è nato, ma nel quadrante fra l'auditorium di città, Maxi e il parco del Foro Italico, potrebbe essere utilizzato anche per una vocazione di altra natura, più culturale. Io proposi, e all'epoca la Federcalcio presieduta da Giancarlo Abete condivise l'idea progettuale, che ovviamente poi andava sviluppata, di poter essere la Federcalcio, proprio perché la vocazione sportiva di quel catino, tra virgolette, impropriamente parlando, era quella calcistica, potesse diventare, bene, la Federcalcio il gestore di questo stadio,
mantenendone la vocazione sportiva, mantenendo anche le attività che si sono svolte nella pancia dello stadio in tutti questi anni, mi riferisco alla ginnastica, alla scherma, al pugilato, al nuoto, recuperando gli spazi utili per uffici anche della stessa Federcalcio e nello stesso tempo ospitando il Museo Pierluigi Nervi, che credo meriti, quindi uno spazio museale e magari un museo del calcio. Quindi farla diventare una sorta di casa del calcio. Con una delibera di giunta assegniamo provvisoriamente per un anno alla Federcalcio in maniera tale che in quell'anno potessero sviluppare poi da un'idea progettuale qualcosa di concreto sul quale poi valutare l'operazione. Considerato che la Federcalcio comunque avrebbe dovuto assumere oneri importanti per rimettere, tra virgolette, in sesto il bene e poi ovviamente per mantenerlo negli anni futuri. Il problema qual è stato? Che nonostante l'assegnazione provvisoria con delibera di giunta di Roma Capitale, noi non abbiamo ancora preso il bene in possesso dal CONI e conseguentemente non l'abbiamo potuto trasferire a Federcalcio. A questo si aggiunga l'ulteriore ostacolo che si è determinato con la nuova governance della Federcalcio, per cui è chiaro che la nuova governance della Federcalcio ha un attimo congelato l'operazione perché vuole capire dal punto di vista della sostenibilità del piano economico gestionale per la Federcalcio se l'operazione può stare in piedi o meno. Quindi siamo un attimo, tra virgolette, si direbbe a Roma, incartati. Qualora la Federcalcio dovesse fare un passo indietro rispetto all'idea primigenia, a questo punto bisogna adottare dei piani B e capire come in che modo poter rifar rivivere non solo lo stadio nella sua vocazione sportiva, ma anche recuperare un'area che si è profondamente degradata intorno allo stadio, con lo stadio fulcro del degrado e che, secondo me, una città come Roma non merita. Io sono Andrea del Comitato Disoccupati per il Lavoro Minimo Garantito. Noi siamo stati al Flaminio qualche giorno fa a pulire, siamo partiti dal fatto che abbiamo visto la notizia che è comparsa su Repubblica sulle condizioni dello Stato Flaminio, visto che siamo un gruppo di disoccupati che sta cercando di fare delle proteste attive. Abbiamo pulito spazi verdi, piazze, abbiamo pulito lo spazio di Porta Maggiore proprio perché la bellezza di Roma per noi secondo noi è un punto d'economia fondamentale per la città. Siccome noi cerchiamo lavoro, bisogna trovare risorse, abbiamo pensato che appunto uno spazio come il Flaminio possa creare tante risorse e sia importante per la città e sistemarlo come i tanti spazi abbandonati di Roma sia un'occasione di lavoro alla quale che noi rivendichiamo e che vogliamo appunto non solo noi ma chiunque ha bisogno di lavoro deve essere coinvolto in questo recupero della città di Roma. Siamo andati il 12 mattina allo stadio Flaminio perché abbiamo deciso di intervenire là e abbiamo pulito l'erba, ripitturato la cancellata, levato rami, pulito quello che c'era perché abbiamo scelto l'ingresso 7 perché è l'ingresso delle autorità, visto che c'è un certo senso di non sapere cosa è successo. Cioè, le autorità dicono che non sanno bene com'è la situazione dentro, invece la situazione dentro non è così male come si pensa, è uno spazio recuperabile, uno spazio che si dice che costa 800.000 euro all'anno per mantenerlo, perché queste cose, questi soldi devono andare sprecati e basta.